Ciao, ti sono Spiegalontotto e benvenuti in un nuovo video qui sul mio canale. Come te siamo su TechCraft, questa è la puntata numero 21. Nello scorso episodio stavamo finendo quella farm, adesso stiamo finendo ancora questa farm. Allora, ho cotto tutto, cioè ho fatto cuocere tutto. Che bello avere un server così. È troppo comodo, posso chiudere Minecraft, cioè non chiudere. Posso calcare Esc, fare i cavoli miei e nel frattempo continuo a fare tutto, il che è comodissimo. Vabbè, si può fare anche il single player in qualche modo, adesso non ricordo come, però si può fare. Allora, facciamo queste plastic sheets. Ci servono, non mi ricordo, 7, quindi 1, 2 e 3. E la stone. Ok. Eccoci qua, ce ne avanzano un po', però vabbè. In realtà c'è, ma porca puttana. Ce ne sarebbe bastato, vabbè, due set invece che tre di questi cosi qui. Però vabbè, dettagli. Poi ci servono i bucket, ce li abbiamo già. Iniziamo a impostare il crafting. Manca un bucket. Porca puttana. Faccio i calcoli e poi non li cago neanche. Come si suol dire. Ah, facciamo così. Poi questi qui. Ok. Poi Factory Machine Block e poi Plastic Sheets. Abbiamo tutti i sewer che ci servono. Non proprio tutti. What the fuck? No, eccoli qua. Ok, ce li abbiamo tutti adesso. Forse avanzano anche. No, un cacchio. Azzo, ce ne manca uno. Ma perché ce ne manca uno? Non è possibile. Ho fatto i conti perfettamente. Cosa manca? I robetti qui. Non ce li ho. Dimmi che ce li ho già. No, naturalmente non ce li ho. Quindi devo mettere a cuocere altra rubber. Altra rubber. Ma ho altra rubber. Ah, ce l'ho addosso. Quindi 1, 2, 3, 4. Ok. Che palle però, eh. Allora, nel frattempo iniziamo a piazzare questi. Allora. Vi dicevo che questi raccolgono la merda degli animali e ne fanno un fertilizzante che si chiama fertilizer, mi sa, o composter. Fertilizer o composter. Naturalmente non lavora autonomamente, adesso vediamo. Probabilmente anche quando ci passo io produce merda. Oddio, questo è un insulto per me. Vabbè. Si posiziona automaticamente verso su. Magari è meglio se non ci clicco sopra fisso ogni 5 secondi piazzando i blocchi. Per chi non lo sapesse, per piazzare i blocchi che hanno un'interfaccia, basterà, cioè calcando sopra un altro di questi blocchi senza aprire l'interfaccia, basterà tenere premuto Shift, il che ci permetterà di piazzarli in modo figo. Potrei anche lasciare il buco, ma non mi va. Quindi andiamo a prendere quello che manca. E poi dovremmo craftare anche qualcos'altro. Ebbene sì, in realtà è meglio se metto altra gomma a cuocere. Sapete com'è la vita. No, devo fare così. E li metto qua. Olle. Ce ne avanzano tre, come vi avevo detto. Ora dobbiamo fare i fluidact. I fluidact, che dovrebbero essere semplici, no? Come gli altri. Copper e lead, infatti. Ne facciamo un bel po'. Direi così. No, sto dicendo cazzate, così. E poi cosa mancava? Il lead, se non sbaglio. Ma il lead ce l'abbiamo? Ne abbiamo in piccole quantità. La cartola l'avevamo fatta. Sì, l'avevamo fatta. Ah, sì, solo che non potevamo fare il tunnel. Perciò l'avevo messa a scavare qui. Aveva finito, non mi ricordo. Dopo guardiamo. Sto facendo tutto io, lo so benissimo. Però, vabbè. Facciamo così. E mettiamo il lead in mezzo. Ci darà dei fluidact. Molti fluidact. Sì, iniziamo a piazzarli. Così. Così è fatto. Tutti questi macchinari, cioè no, non tutti, allora questi qua che sto piazzando adesso non hanno bisogno di energia, però non funzionano autonomamente, bensì hanno bisogno di qualcosa che effettivamente crei questo, ma, questo, come si dice? Non mi viene la parola, scusate, questo fertilizzante, c'è bisogno di qualcosa che lo crei questo fertilizzante dalla merda. È qualcosa che lo piazzi questo fertilizzante. Cosa ci servirà? Ci servirà un altro macchinario della
della amatissima quanto odiatissima, non mi viene il nome. Mindfactory Reloaded. Ora torniamo a casa perché dobbiamo craftare quello di cui vi sto parlando. Anzi, dobbiamo craftare tre cose esattamente. No, due, dai, due. Allora, dobbiamo craftare. Magari è meglio se mi ritiro l'inventario. O è ancora meglio se metto due ceste da terra e mi libero l'inventario in questo modo. Che bello, l'ho sempre sognato. Faccio così, questa la metto qui. E poi dopo mi ritiro da autonomamente, non vi preoccupate. Allora, cosa ci serve? Ci serve il fertilizer, giusto? Si chiama così? Sì, ce ne serve uno, naturalmente. Si fa con due leather. Ce l'abbiamo due leather. Ne abbiamo una. Si può craftare? Vediamo dopo cos'è quello. Ah, tu cosa sei? People Burger. Ah, ecco. Questa è una cosa molto interessante. Di quella di sicuro ne ho. Ah, ecco, infatti. What? Forse va messa nella crafting table? Ma che mi prendi per il culo? Rotten flash messa al centro. 0367 messa al centro. Ah, ecco. Com'era? 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 Ci vuole uno di questo. E per farlo ci vuole uno di questo. E per farlo ci vuole. Ah, ok, perfetto. Ce ne servivano due. Ne ho fatto anche in più, perfetto. Mettiamola a cuocere. Ecco perché mancava. Ah no, questi li ho messi adesso da cuocere, vero, è vero. Ti ho detto mi potrebbero servire. Allora, ne cuociamo due. Perché in realtà due ce ne servono. E poi li mettiamo di nuovo a cuocere per fare la bellissima pelle. In realtà ce ne serviva uno, però sono dettagli. Sono piccoli dettagli. Olè, leather, mamma mia che interessante questa roba. Finalmente hanno trovato un utilizzo. Allora, la leather ce l'abbiamo già. Ora, bottiglietta si fa con tre vetri se non sbaglio, infatti, ma potrei anche già avercela in realtà. Sto scherzando. Tre vetri, tre vetri, tre vetri sono qui. Cioè, sono due. Quanto odio per quando succede questa cosa. Metterò a cuocere un solo pezzo di sand perché sono braccino corto barra tirchio. Oppure non ho voglia di aspettare perché poi voglio rimetterci questi. Perché mi piace una cifra questa storia di fare la leather con sta roba. No, dove sto andando? Allora, bottiglietta, glass bottle. Ce ne fa tre, bastardo. Nel senso che, cioè, non lo so perché l'ho detto. Ecco, è questo che voglio dire. È abbastanza semplice questo macchinario, dai. Si può fare tutte le robe che ci sono avanzate da prima. Una. Come si faceva così? Yes. No, in effetti è meglio se. Allora, metto questo qui. Ah no, è così. 3. Questa roba qui. Fertilizer. Allora, vediamo un pochino. Questo è quello che si chiama fertilizer. A cosa serve? Molto semplice. È quello che li piazza. Che piazza la. Che piazza. Cioè, che in pratica fa quello che fa crescere gli alberi, ecco. Ora, l'altro macchinario. Non mi ricordo il nome dell'altro macchinario, ecco. Mindfactory. Non posso rispondere. Piras, se mi stai sentendo, non posso rispondere. Mi chiamano tutti quando sto registrando. Purtroppo non ho proprio tempo per interrompere. Perché poi mi trovo nella cacca. Nella hacca. Sludge boiler, ci servirà anche quello. Composter, eccolo qui. Ne faremo due di questi. Perché ve lo spiego dopo. Vediamo un pochino se abbiamo altri quattro di quei pistoni. Mamma mia, che culo. Che culo proprio. Allora, ne faremo due perché è meglio produrne un bel po'. Poi due fornai. Furnace, mamma mia. Due fornace non ce l'abbiamo, però abbiamo della cobblestone. 16, ok. Facciamo due. No, forse ho sbagliato. Ho visto da uno youtuber che esiste una chest in questo pacchetto, se non sbaglio, che permette, cioè, è una chest che in realtà è composta da due chest. Il che permette di fare due crafting nella stessa chest. Abbastanza comodo. Allora, Factory Machine Block, quindi ci servono tre pezzi di stone. Vi giuro che mi sta andando via la voce. Oh, sì, dammi la. Ah, ok, l'ho
What the fuck is this? 3. Mi sta andando via la voce e mi fa male la gola, il che non è un buon segno. E mi sa il contrario. Così. Andiamo un pochino, ne mettiamo uno qui e 3 così. E ne possiamo fare uno. Poi ne metto un altro qui. Ho della gomma, la risposta è no. Quindi ci accontentiamo di uno. Bene. Ok, vediamo un pochino. Composter e fertilizer. No, fermi. I fluidact li ho presi? No. Non ho preso niente in realtà. Ci servono item da fluidact. Forse anche di più di fluidact, lo sapete. La wrench. E pneumatic servo. Anche di quelli mi sa che ce ne serviranno di più. Allora, fermi tutti. Questi facciamo i fluidact. Facciamo così. Facciamo un altro paio di fluidact, naturalmente di quelli non trasparenti perché sono titchio, come vi ho già detto prima. Allora, cosa dobbiamo fare? Come funziona innanzitutto? Allora, c'è il fertilizer e il composter, ok? Il composter cosa fa? Il composter non fa altro che dandole il liquido, che sarebbe la merda, è dell'energia. Vedete, questo è il sewage che ho prodotto io passandoci sopra, non sto scherzando. Guardate. Ah, segnatevi questo numero, 1620. Siete pronti? In realtà potrei tipo stare tutto il giorno qui sopra, fare così. E produrrei merda, sì? Sgocciolo merda. Ecco. Olè, no, non sale. Perché non sale questo bastardo? Non è problema mio. Ah, questi non c'è bisogno di farli rossi in realtà. Cioè, io li farei tutti... li metterei tutti, però... Non ho voglia di incasinarmi la vita, quindi non lo faccio. Ciao, bello. Sei brutto. Se mi dai un pezzo di armatura sei bello. What the fuck. Vabbè, per adesso ne abbiamo uno. Ne avrei voluto altri, però dettagli. In realtà con questo setup non c'è bisogno di tutti quei fly duct. Allora, non abbiamo terra. Ah, prendiamo questa. Tanto sta facendo anche notte, bene. Ti odio. Ma non ho capito, ultimamente quando sto registrando si fa fisso notte, cioè molto spesso. Allora mettiamo il blocco qui e mettiamo il fertilizer, che se non sbaglio si mette così. Vediamo. Yes. E poi le mettiamo in ingresso la roba che creerà questo. Ok, vediamo un pochino. Anche questo ha bisogno di energia. Tutti questi macchinari, tranne il sewer, hanno bisogno di energia. Quindi bene, cioè male, però bene. Allora, innanzitutto andiamo a Nanna, che così evitiamo di far spawnare troppi bastardelli. Mi dimentico sempre qual è il mio letto, dovrebbe essere questo di destra, quindi non peraltro per settare lo spawn sempre nello stesso letto. Sì, lo so, è un po' da perfettini perché in realtà non mi cambia un cazzo, però... Un Kaiser, scusate. Quindi, cosa sto facendo? Allora... In particolare questo produce, dalla merda produce il fertilizzante, che è una specie di lingotto, come si dice? Non lingotto, è un oggetto che quindi passa attraverso gli item duct, arriva qua e questo fertilizza gli alberi. E con un fertilizzante, con un blocco di fertilizzante, fertilizza un albero, lo fa crescere seduta stante, come si suol dire. Allora, cosa c'è bisogno di fare per far partire gli oggetti dalle parti qui? Allora, bisogna mettere questi servo motors. No, come si chiamano? Pneumatic servo 1. In modo tale che si possa selezionare questo. Le diciamo, ignora i segnali di redstone. Magari le facciamo arrivare già l'energia, così inizia a produrre. Dalla merda che ho prodotto io. Però ho lasciato i cavi dell'energia a casa. Porcaccia. Devo evitare di svuotare l'inventario prima di finire il progetto. A proposito, adesso ve lo posso anche dire qual è il progetto che sto preparando, facendo questa farm. Allora, vorrei fare un... Cazzo, ce l'avevo già. Uno smistamento automatico. Vecchia maniera, cioè con i barrels. Però esce una cosa fighissima, perché questi barrels sono fighissimi. No, fermi un attimo, non mi bastano questi. Non mi bastano ancora meno se li uso così, però. Thanks. Allora... no, devo trovare il modo di fare sto cacchio di steel perché mi sto rompendo le balls. Induction smelter, non ce l'ho.
Io mi ricordo che l'ha fatto tipo. Allora, fermi di nuovo. Still. Oh. Anzi, no, vediamo una cosa. Mechanism. Ok. Anzi, still della mechanism. Voglio vedere come si fa. Perché io mi ricordo che l'ha fatto con il macchinario che c'è qui. Con questo. Questa cosa qui. Metallurgic Infuser. Porcaccia. Con questo qui, mi ricordo che l'ha fatto con questo, se non sbaglio. Eccolo qui. Vediamo un po'. Allo smelter. Questo invece si faceva seduto con i cosi. No, basta. Metallurgic Infuser. Questo come si fa? Ah, ecco. Ecco un po', ecco come si fa. Mettiamo il coal qui. L'iron e ci fa quella roba lì. Ok. Ne facciamo un pochino, quindi prendiamo, che ne so. 15, sì, 15. Poi del coal. Credo che ce ne voglia uno per ogni blocco, quindi ne prendiamo 15. Così facciamo, le mettiamo qui. Allora, mettiamo coal qui. Ah, fanculo. Mettiamo l'iron qui e dovrebbe fare tutta la robetta. Ci crea quella roba che poi messa. Mi sono dimenticato. Ecco. Un po' Metallurgic Infuser messa qui insieme a dell'altro coal, ci creerà questo steel dust. Interessante, abbastanza semplice da fare alla fine. Carbon, vediamo quanto ne consuma. Scusate per il rumore, adesso lo abbasso un po'. Ecco, perché mi dà fastidio un casino. Ah, 120, vediamo un po'. Adesso io ne faccio fare, diciamo, un altro. E poi perché ne ho già uno di steel. Ok, ne consuma 10 a ogni cosa praticamente. Però sono a posto per un po', mi sa. Ne faccio fare un altro, poi lo metto a cuocere anche questo così. Olè. Sì. Diciamo così. Allora, adesso io messo a cuocere questo perché dovrei avere un altro pezzo di steel in giro, perché mi ricordo che è avanzato uno. È avanzato uno. No, dico è avanzato. Eccolo qui, steel ingot, lo aspettiamo qui, ci prendiamo questi, vabbè iniziamo a cuocerli, ok, e vabbè adesso lo faccio off camera e ci vediamo fra pe. Eccomi qua, allora, finito di cuocere questa roba, quindi adesso ho lo steel, sono diversi steel, vabbè non me ne frega niente, redstone, ok, si fanno anche abbastanza semplicemente questi cavetti e sono bellini, sono molto bellini. Allora, quanto steel ho? Ho 6 steel. Perché credo anche che anche questi si possano unire, no? Nel crafting intendo. Quindi mi servono. Vabbè, facciamo 3 pezzi di redstone e li facciamo tutti. Sti gazzi, sti grandissimi gazzi. Facciamo così. Ok, facciamo anche così. Ok, abbiamo tantissimi. Tantissimi, oddio. Un bel po' di basic universal cosi. Prendiamo. No, vabbè, non prendiamo niente, facciamo tutto da lì. Allora. Cosa devo fare? Collegare questi due macchinari. Quello che crea. Quello che dalla merda crea. Il fertilizzante. Quello che invece lo piazza, cioè lo usa negli alberi. Alla corrente. Lo colleghiamo in un modo abbastanza carino, come la merda proprio. Proprio carinissimo. Così. Un metodo abbastanza semplice. Sì, ma a questo modo. A questo. In questo caso faccio così. Olè. Sì, non è il metodo più bello, insomma, però vabbè. Allora, vorrei fare in modo. Diciamo che voglio che inizi a fare tutto, però non voglio che piazzi alberi e che li tagli, vabbè. Voglio far funzionare soltanto il coso che crea la merda. Per farvi vedere un po' come funziona. Allora, gli diamo lo spunto con questo legno. Facciamo così. Lo mettiamo tutto qua dentro. Dentro questo robo. Ok. Inizierà a produrre energia. Steam soprattutto. Come vedete va via molto velocemente, però ne produrremo veramente tanta, fidatevi. E adesso inizierà a produrre merda. Vediamo un po'. Come vedete sale abbastanza lentamente e qua invece scende abbastanza velocemente, quindi mi sa che per adesso prendiamo coal. Ho questo presentimento che non durerà molto, se no. Giusto per l'inizio, poi naturalmente farà tutto da solo perché ci sarà talmente tanto legno che non avete idea. Allora. No, dove sta andando coal? Si può fare il blocco, sì. Certo. Che vale 40.000 EU.
Oppure 10 euro. Ah, vabbè, non ce lo dice per quell'altro mod. Per il redstone flux. Sì. Allora, in questa puntata abbiamo fatto un casino di progress. Ammettetelo, dai. Per una volta ho fatto un casino di roba. Allora, sì, mettiamo questo che dovrebbe durare un bel po' in realtà. Sta producendo un bel po' di energia. Vediamo se sta producendo anche merda. Cioè, intendo questo. Ignora, blacklist non mettiamo niente. Perché non sta producendo? Ah, perché non è bastata la merda. Non so se devo passarci e stare fermo sopra o cosa. Però proverò a produrre merda. Prodotto merda. È finito il tempo. Quindi nella prossima puntata portiamo gli animali qua. Purtroppo sto facendo tutto così a rate, diciamo, perché non ho tempo per fare una puntata come l'ultima che ho registrato, la penultima, che è durata tipo un bel po' di minuti, sapete? Tipo 40 minuti, insomma, via di lì, o 30, non mi ricordo. In ogni caso un bel po' di minuti. Quindi io sono Spigramontotto, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi, condividete, mi trovate sempre su Twitter, Google Plus, sul mio sito spigramontotto.x10.mx o su Facebook, digitando facebook.com/spigramontottoofficial. Io sono Spigramontotto, ciao a tutti, spero che vi piaccia questa piccola farm che in realtà è grande, in realtà è un casino da fare. Io sono Spigramontotto, ciao!